Ma non c'è niente, sono solo. Sono i pomodori. Sì. Ecco i pomodori, ok, vai. Vai. Hai inquadrato i pomodori? Sì. Inquadrato i pomodori. No, perché questo è il pranzo di oggi. Ricordiamoci. No, ma ci vorrebbe. Questi tu sono che fai lo spiritoso. Pomodorini sai. Ma questo allora, farebbero bene perché così ti va giù la panza. Oggi tocca a te. Perché abbiamo deciso di dedicarti un po' di spazio, visto che l'hai richiesto. Visto che hai insistito tanto, no, hai insistito tanto per dire fammi fare anche a me un po' di lo faccio volentieri perché i tuoi amici no. Te ne mi sono simpatici. Brava. Se fosse per te non ti avrei fatto una bella pernacchia e basta. Vabbè. Allora, volevi sapere da me? Dunque, volevo sapere prima tu hai raccontato. Hai raccontato tante volte. La cosa della, che mi fa morire sempre quella che quando tu prima di... Sì. Ma che cosa? Ma perché mi anticipi? Perché lo so già. Perché lo sai già. Cioè, no, perché me l'hai detto tu, perché so che ti fa ridere. Ma in effetti è un fatto storico che fa ridere a molti quando la racconti oggi che non si usa più faccia. Ecco, ma cosa ci racconti bene? Allora, le grandi aziende... Quanti anni avevi intanto? Scusa, cerca di essere un po' preciso. Perché non sei mai preciso? Ma perché non ti fai dici le cose? Scusa, io le dico come mi pare a me, se ti va bene così, se no cambi fidanzata. Va bene, ok. Allora, perché, o moglie, è uguale. No, io cercavo lavoro a Milano e naturalmente facevo dei colloqui e andai a fare un colloquio alla Olivetti, che era una grossa azienda prima che De Benedetti facesse. E c'era allora questa, anche... Un incontro con lo psicologo per vedere le attitudini dell'eventuale impiegato. Io vado la prima volta e questo signore mi chiede delle cose, cosa mi piaceva, cosa mi sarebbe piaciuto, che attenzioni, che studi avevo fatto, un incontro diciamo generale. Poi mi saluta e mi dice va bene signorina ci vediamo la prossima volta. Io prendo e vado via, dopo 15 giorni mi richiamano. E arrivo e c'è sempre il solito medico gentile che mi rifà delle domande un po' simili a quelle dell'altra volta, un po' più diciamo entrando più nel merito su certe attitudini personali di cui non, obiettivamente a 20 anni non conoscevo neanche cosa avevo e che attitudini avevo. Dopodiché entra e io lì erroneamente gli chiedo solo, siccome alle spalle di questo signore nell'ufficio c'era un quadro del vecchio Olivetti che aveva una barba e io l'ho guardato e ho detto il papà fondatore, e lui non ha capito subito e ha capito già che le mie attitudini forse non erano ideali per un'azienda come Olivetti, perché il papà fondatore lo sarebbe tanto, però era il papà fondatore. Beh, potevi dire il presidente, ma no, dicendo no, papà fondatore. Perché non era l'attuale, era il papà fondatore. Sì, però ha detto un po' in giro. No, no, non è vero, era solo una domanda perché un signore con la barba, ma era una bella faccia. E siccome la Olivetti era una grande azienda molto riconosciuta nel mondo, avanti come anche metodo, in azienda ebrea avevano fatto i primi asili all'interno delle aziende, la libreria per la cultura, cioè voglio dire che avevo grande stima della famiglia Olivetti. E però prima di andare via mi ha detto va bene, ci rivediamo la prossima volta. A me è venuto istintivamente di dire sono uscita, poi ho bussato sull'età, ho detto guardi dottore, se riusciamo a concludere magari stiamo insieme quei 6 mesi prima della pensione. Ovviamente non mi ha più chiamato perché ha capito che le mie attitudini non erano proprio quelle, anche perché forse io sbaglio, sicuramente sbaglio, ma cercando una stenodattilografa, una volta che sapevi che sapevo stenografare e sapevo poi tradurre da mettere scritto, non ho capito, non è che dovevo fare il dir. Non hanno fatto invece la ricerca attitudinale ai presidenti che sono venuti dopo, quella invece era una cosa che gli avrei giustamente consigliato. Grazie Mara, alla prossima volta. Grazie. Alla prossima, ciao.